sbaglio siamo arrivati a liberare una delle prime vittime. Allora. Sempre meglio che stare in ufficio. Cazzarò la spada. Ah, quello. Non si apre però. Allora, la prima persona da eliminare è la sentinella. Che nel caso se riesce a avvisare qualcuno, siamo fottuti, perché avete visto che cosa succede quando la sentinella avvisa. Sì. Ammazzato! Arrivalo! Il mio alligatore adora i negri! Allora, devo liberare quelli. Però come cazzarola faccio con quei tre che sono nascosti e non si muovono? Abbiamo perso. Svegliati e trova quel coglione. Mi vuoi prendere da dietro? Sì, ma ti faccio vedere. Ora siamo solo io e te. Sì. Che ne dici? Dico che... Porca merda, oh! Andai già. Ok. Grazie, grazie. Ciao, ne. Ciao, ne. Ancora piove. Piove, sì. Dai, andatevene. Io mi faccio qualche arma, qua. Perfetto. E poi mi prenderò un po' di soldi. Questo furgoncino della pioggia, vai. E andrò a liberare, fammi vedere, questo e questo. Quindi rapina il coyote e i gadotti. Vabbè, ci vediamo là. Siamo arrivati più o meno dove dobbiamo liberare i gadetti, i gadotti, come cazzarola si chiamano loro. Sconfinamento, già ho fatto lo sconfinamento qua. Vabbè. Scusa me. Sconfinamento di cosa? I gadotti. Fa già abbastanza caldo. Allora, lì c'è pure una nota. Qui ce ne sono quattro. Ehi, amico, non fa già abbastanza caldo? Eh? Porca. Porca. Vieni, vieni. Stavi scopando per terra. Te la faccio vedere io. Guarda, fra 5, 4, 3, 2, 1. Pulisci questa adesso. Di nuovo tu, eh? Zitto e lavora. Tre ce ne sono. Aha. Vediamo. Non indovinerai mai chi è passato. Il signor Remy Duval in persona ci ha detto di tenere duro e continuare a lottare, perché il vento sta cambiando. Dio lo benedica, questo paese si è dimenticato dei bianchi. Ma dobbiamo ancora Remy. Ma abbiamo ancora Remy Duval dalla nostra parte. Faccio vedere io, mo. Se io fischiassi... Non mi piace questo rumore. Vengono tutte e tre. No. Come ha fatto? Lo stronzo è andato di là! Esatto! Cosa hai per me? Succhia cazzi! Lo seguiamo. Retino. Solo tu manchi. Vieni, vieni. Ah, mi servivano un po' di proiettili per il fucile. 11. Ben 11 proiettili. Perfetto. Danni completati. Parla con Jackie Grimaldi. Ma devo salvare prima i Duval qua. Oddio. Volevano.
vendervi. Non è che non ci vuole assai food, dice. Però, a parte questo, io vaggio la statua del fucile mio, se mi piglia sta cagata era K47 che non serve a niente. Vabbè, allora. Ci manca, mi sa, un'altra. Sì, questi. Rapina il coyote. La pioggia mi mette triste. Siamo arrivati. Dobbiamo rapinare il coyote. Non so cosa significa. Teoricamente significa proprio rapina il coyote. Ci sono nemici, no? Capito. Allora, vediamo. No. C'è una radio che canta, ma non mi piace quando mi tolgono poi per il copyright l'audio del video, lo devo togliere io e quindi... Muto. Ti rompa il culo! No, stavo scherzando! Sei morto, succhia cazze! Ma perché tutti quanti ce l'hanno questi... Allora, vediamo. Ma se io facessi una cosa del genere... Ma... Dividetevi! Ecco la nostra preda. Non ci possiamo far fregare così! Esatto. Vai, se vi fate fregare così... Al riparo! Cercavamo proprio te. Mannaggia la miseria che deve ingaccire. Dov'è l'altro? Renditela. Ma pigliatela tu. Merda, che male! Ma brucia, su cretino, va. Stavo pure per morire, sto scemo e merda. Non voglio manco perdere. Adesso dobbiamo andare a parlare con Jackie Grimaldi e teoricamente abbiamo finito questa missione. Siamo a freno a mano arrivati da da Jackie Grimaldi. Dobbiamo andare a parcheggiare qua. E comunque forse l'avrò detto mille volte, mentre schiocco piove sempre. Oh, qui c'è una radio. Jackie Grimaldi. Esatto, c'è una radio, però come faccio a spegnere? Oh, c'è una nota, fermi. Sappiamo che servi quelli di colore proprio accanto agli onesti bianchi timorati di Dio. Questo è un avvertimento, se ti becchiamo a farla ancora tutto il tuo palazzo finisce in cenere. Ricorda che l'Unione Sudista occhio ovunque. E qui ci vorrebbe un bel... Ma vate voi. Hai tirato giù tutto quello che Moreau e quei malati dell'Unione Sudista. Esatto. Chester. Alimentari. Chester Moreau. Ho avuto un presentimento. Ho tenuto d'occhio un appartamento al quartiere francese registrato a nome di suo figlio. Si era rintanato là dentro. Si è intrufolato a Frisco con qualche amichetto. Sa che se non lo becca Olivia lo farai tu. Tutto bene? No. Cazzo. Un vecchio amico giù al dipartimento si occuperà. Un mio vecchio amico giù al dipartimento di Stato si occuperà di aiutarli. Ma Moreau. È logico, voglio, è logico che adesso gliela facciamo pagare. Gesù. Perfetto. Si scopre dove la radio tu spacco, però. Ecco, devi fermare Moreau. Vediamo. Quindi devo andare ad ammazzare Moreau. Voglio, ci vediamo direttamente da Moreau per ammazzarlo, perché sono mille chilometri, secondo me. No, 600 metri, vabbè. Andiamo ad ammazzare Moreau, va. Allora, visto che dobbiamo ammazzare Moreau e sono in metà di mille loro, io direi che in questo... pezzo di video c'è sta signora pezza di merda che non se leva, che però usiamo addirittura anche le bombe a mano. Che tanto non guastano mai. Qualche bomba a mano sotto il cuscino che non guasta mai, diceva Giacomo Poretti in del Kieltelun. Sono a Frisco, dei però... rifornimenti mi farebbero comodo. Esatto. Vengo dalle tue parti ora. Bello sto furgoncino,
tipo hippie. Africa. Vedi qualcosa che ti serve? Fammi vedere la merce. Avere. Ecco. Io direi di fare il giro di prima, perché sopra non possiamo andarci. Forse, vediamo. Facciamo un giro dell'isolato. Vediamo come si presenta questo isolato. Ma no, non c'ho problemi, eh. Non perdiamo di. Anche se qui c'è una porta. Che cos'è qualcosa? No. Sì, è una porta. Ma non so se posso aprirla, però. Presumo di no. No, esatto. Ah, però c'è sta scala. Vedi? Magari posso arrivare direttamente sopra dove si trova il tipo da qua. Tieni gli occhi aperti, ok? Moro dice che quel negro potrebbe avercela con noi. Non temere, se vedo qualcosa faccio un fischio. Va bene, fai un fischio. Non posso. No! Non ti ha avuto forza. Eh no, però. Vaffan bagna a mamma, dai! Stavo facendo tutte le cose in silenzio, no? Copriti, mo te faccio scoprire. Crepa, bastardo. Mannaggia. Sentinella allertata, fai venire i ragazzi, mo te faccio venire io, aspetta. A caucio indietro, ah, oh, mi ha fatto consumare tutti i caricatori. Ma tu sei proprio una merda, vaglione. Zono Steve, perché non sale qua? Ah, perché forse non ci puoi ai. È un imbecille a giotto tutti. Oh, ma non muore! Vagli dietro! Abbiamo ospiti! E uno è andato. Io sono andato, vai così. Come facciamo fuori? Non dovresti essere qui. Minchia, steggio mancato. Ok, così. Vai così. Poi queste musiche qua non aiutano per niente. Non dovresti essere qui. Oh, ma quanto cazzo Lola sono diventati tuo sti cretini? Mi ha preso! Ma scusa, ma come cazzo? Lo vedi? Sopra questi. Oh. Scusa, devo salire sopra allora. È un massacro! Allora. Magari qui. Perfetto. Pezzi, mi faccio io a pezzi, però. Stiamo cascando come mosche. Cerchiamo da un'altra parte. Ce n'è. Ah, è mio! No, mo si arriva un'altra volta, un'ora dentro. Ha finito le munizioni! Ti vuoi ancora? Oh, come cazzo non mi stai pigliando? Non riesco a muovermi! Ok, giovinito l'arma. Dale, chi sto qua muore? Sei morto! Se posso reclutarlo, morire, tu sei morto! Faccia tutto quello che vuoi, tutto quello che vuoi, ma non farmi male! Ma quello che voglio è la tua pelle. Cioè, senza decisioni l'ha ucciso lui. Perfetto. Messo in sicurezza pure questo racket qua. Io sono a posto, voglio. Questo qui lo diamo a... Io direi a Cassandra. Perché questo 2, questo 1...
Cassandra. Mi sono occupato del Bel Air a Frisco Fields. Giusto per chiarirci, non ho intenzione di usarlo per vendere della gente. Troveremo un altro modo per farlo fruttare. I miei uomini non amano fare le pulizie se poi non vengono invitati alla festa. Lo faremo, ma questo distretto poi è nostro. Va bene, voglio. Abbiamo affidato a Cassandra questo tipo di racket. L'ha ammenato sotto a uno, guarda. Niente, è stato già passato per capo. Che merda. Che Remy giusto. Duval apparteneva a una delle più rispettate e ricche famiglie della Louisiana. Duval, sei morto. Investiva in tutto, dai pozzi di petrolio agli immobili. E usò la sua condizione sociale per ottenere un programma radio. Dice direttore riparto affari criminali. Utilizzava la radio per scagliarsi contro il collasso dell'alta società ed esaltare la superiorità del modo di vivere del sud. La sua famiglia viveva qui da un paio di secoli, quindi la sua morte fu uno shock. Ma ancora più sconvolgente fu la scoperta del suo legame con l'Unione Sudista. Un gruppo di ricchi razzisti che usavano la propria posizione sociale per mobilitare la gente contro i neri. Remy Duval fu crocifisso e bruciato vivo. Come giustifica un simile comportamento? Remy discendeva da una lunga dinastia di succhiacazzi del sud ed era svelto a tirare fuori stronzate come l'aggressione del nord e il sud si solleverà di nuovo. Ecco un altro fatto su Remy. Nel 1965 partecipò all'omicidio di 4 promotori dei diritti civili, una dei quali fu decapitata. La sua testa non fu mai trovata, quindi affanculo Remy, se l'ha cercata. Esatto. E anche questo è fatto, voglio. Quindi dobbiamo andare da Remy Duval e farlo fuori.